Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti al primo video della nuova playlist con i consigli e la risposta alle vostre domande. Oggi parliamo di Crown Zenith, Zenith Regale, la prossima espansione, l'ultimissima espansione di Spada e Scudo che chiuderà l'era Spada e Scudo, poi si passerà a Scarlatto e Violetto. Le prime collezioni di questa espansione usciranno il 20 di gennaio e questo video è un video introduttivo dove acquistare Zenith Regale perché ho una bellissima novità per tutti. Innanzitutto grazie a tutti ancora di aver partecipato al calendario dell'avvento a tema Pokémon, grazie a tutti quelli che pur non avendo vinto hanno lasciato un commento e hanno capito la filosofia del mio canale. Restate sul canale perché prima o poi tutti saranno premiati, questo è il mio progetto, quindi più il canale crescerà e più avrò la possibilità di portare avanti altre iniziative. Non è ancora finito il calendario, ho ancora in mente qualcosa, quindi restate sul canale perché nei prossimi giorni penso di darvi altre informazioni. Quindi calendario finito, ho iniziato a spedire i primi premi, chi non ha ancora ritirato il premio o lasciato i dati può seguire le istruzioni sotto il video del calendario e contattarmi via Instagram. Per tutti, sia per quelli che hanno vinto che per quelli che non hanno vinto, c'è una bellissima novità anche per me perché questa novità riguarda una collaborazione che mi rallegra tantissimo perché era una collaborazione che desideravo. Ebbene sì, inizio una collaborazione con il mio negozio di fiducia online che è Card Game Club, quindi a partire da oggi avete a disposizione il mio nuovo codice sconto The Woman in Nerd da utilizzare sul sito Card Game Club. È un negozio online che vende giochi di carte collezionabili, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, Vanguard, eccetera, un po' tutti e anche accessori. Per me è da sempre il negozio di fiducia perché trovo tutti i prodotti che cerco, soprattutto in prevendita, e non mi è mai stato annullato un ordine. I prodotti arrivano sempre il giorno dell'uscita, quindi posso spacchettare insieme a voi sul canale. Detto questo, se volete acquistare Zenith Regale, io oggi inizierò a preordinare i prodotti. Il 20 di gennaio usciranno tre collezioni, in particolare l'ETB, set allenatore fuori classe di Zenith Regale con la carta promo di Lucario e le 10 bustine. Poi uscirà la collezione Regiele KV e la collezione Regidrago V. Poi nei mesi successivi usciranno altre collezioni, per cui ci sarà tempo per completare questa meravigliosa collezione. Io vi dico che questa è una collezione da fare perché contiene un'infinità di art rare, secret art rare dell'espansione Vistar Universe, quindi collezione bellissima, forse la più bella di Spada e Scudo. Ho qualche perplessità sulla prossima era Scarlatto e Violetto, ho già visto alcune carte, io credo che si andrà un po' in down come qualità degli artwork, non so, forse si sono licenziati i disegnatori, non si capisce. Sono abbastanza perplessa, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, ma io non so, credo che se le carte sono quelle che ho visto, probabilmente tutti cercheranno poi le carte di Spada e Scudo e di Sole e Luna, che dal punto di vista degli artwork sono veramente fenomenali, soprattutto le Trainer Gallery, quindi vi consiglio assolutamente di acquistare questi prodotti. Li potete acquistare sul sito Card Game Club con il mio nuovo codice sconto The Woman in Nerd e avrete il 5% di sconto al carrello, perché comunque sul sito potete partecipare alla raccolta del programma Fidelity, quindi ogni acquisto avete anche dei punti che poi potete convertire in denaro. Se acquistate per un certo valore, passate anche di livello, avrete ulteriori sconti e la spedizione è gratuita. E inoltre quando andrete poi al checkout avrete il 5% di sconto con il mio codice sconto The Woman in Nerd. Sono veramente soddisfatta di questa collaborazione, quindi direi vado subito a effettuare il mio primo preordine. Non perdetevi questi prodotti. Detto questo, mando a tutti un grandissimo abbraccio, una buonissima giornata H24 e dopo aver fatto i miei preordini, che cosa farò oggi, tra oggi e domani? Ebbene sì, aprirò la prima delle tre collezioni Jumbo
eccezionali queste collezioni. Anche di queste vi lascio il link in descrizione, se non le avete ancora acquistate, secondo me sono collezioni da avere assolutamente. Le carte jumbo giapponesi tra il resto valgono tantissimo. Trovate sempre questi prodotti sulla piattaforma Amazon Japan. Se non trovate i prodotti, guardate la mattina presto, perché spesso vengono caricati, e controllate sempre di trovare l'opzione, cioè buying options, dovete guardare i prodotti che sono spedibili in Italia. Vi ricordo ancora una volta che se acquistate prodotti venduti su Amazon Japan e spediti da Amazon con il tipo di spedizione Amazon Global International Shipping, i dazi e le spese di spedizione sono già comprese, quindi non dovete pagare nulla extra. Bene, detto questo, ancora una volta vi saluto, un abbraccione a tutti e ci vediamo presto con un nuovo video.